Correva l'anno 1985, quando l'ospedale di Pressapochia fu teatro di una serie di misteriose sparizioni e morti cruente. In seguito a tali fatti e ad indagini che non portarono nulla, la struttura venne chiusa e abbandonata, in modo che più nessuno potesse accedervi, e da allora i proprietari e i pochi ospiti rimasti superstiti si chiusero in un silenzio tombale, non volendo più ricordare un qualcosa che li aveva turbati profondamente. Di recente sembra che stia succedendo di nuovo qualcosa in quel luogo. Gli abitanti raccontano di strane luci nella notte, veicoli che si spengono giunti in prossimità della struttura e sinistri rumori riecheggiano nella vallata. Nessuno ha il coraggio di avvicinarsi per capire cosa stia di nuovo succedendo. Nessuno, tranne Bruce e Scripps, due improvvisati ricercatori del paranormale. Credo sia questo il posto, Scripps. L'ubriacone in paese ci aveva avvertiti che in questa zona la macchina si sarebbe fermata. E non perché è una dacia, ma perché proprio qua c'è qualcosa di strano. Prendiamo la nostra pressapochistica attrezzatura e avviamoci a piedi. Vai. Ma tu pensi di venire con questa giacca? Dai, cambiati, va. Andiamo. Sì, ma aspetta, le luci le lasci accese, le porte aperte. Scusa, nei film horror fanno così, vuoi essere da meno? No, non vuoi essere da meno. Andiamo. Contento tu? Oh, no, non ti stai cagando un po' addosso? Allora, stiamo per entrare nella struttura. Un sacco di rumori. C'è anche abbastanza vento. Sala gessi. E devo dire che il gesso non manca. No, c'è ancora il gesso, le garze. C'è ancora tutto, anche. Ah sì, sì. I calchi. Gli stampi, gli sì. Gli stampi. Sì, sì. Pazzesco. E infatti là. C'è la radiologia. Ah, ecco, vedi, radiologia. E qua ci sono ancora dei vecchi strumenti nucleari. Sala radio. Guarda qua che roba. È buio pesto qua dentro. Cioè, giusto per fare una prova, prova a spegnere la luce. Totalmente buio. Archivio. Devono aver archiviato tutto perché qua non c'è più niente. Cabina telefonica senza il telefono e l'accettazione, quindi tutti i pazienti passavano di qua, immagino.
C'è molta tensione, c'è molto pathos, si può toccare con mano quasi questa sensazione di ansiolina. Adrenalina proprio a garganella. L'ascensore occupata, quindi non possiamo prenderla per oggi. Sì, direi che è meglio fare le scale. Facciamo le scale che è meglio. Questo che cos'è? Un locale caldaia, sembrerebbe. Grips, questo oggetto ci sbarra la strada, come faremo a passare di qui? Adesso bisogna studiarsi qualcosa. Proviamo ad aggirarlo. Dai, proviamo, piano piano. Occhio, Andata. Ce l'ho fatta, ha girato l'ostacolo. Anche tu vedo che te la sei cavata egregiamente. Sì, siamo allenati. Sicuramente era lo sfondatoio. Cos'è stato? Queste divise? Un po' da carcerato? Ce ne sono un sacco. Oh, questa è strana questa storia. Sai, sai cosa credo che sia? Questo qua è il merchandising del Lidl. Carcerato. Ci sono ancora le borse, questo è il merchandising del Lidl. Ah, ecco, ok. Hai fatto. Capito? Delle divise da carcerato in un ospedale. No, no, questa è roba fashion, non è da carcerato. Qui ci sono delle scarpe da clown. Comunque noi non siamo qua per guardare le stanze, il culo, i passeri, ma per cercare qualcosa di anomalo, il sovrannaturale. E quindi ci impegneremo con la nostra strumentazione. Esatto, quando troveremo qualcosa di anomalo, lì inizierà l'indagine. Lì ci fermiamo e indaghiamo. Per ora continuiamo ad esplorare. Sì, per ora è abbastanza tranquillo, diciamo. Sì. Questa invece è la stanza dei materassi. Guardate che pila di materassi. Qui abbiamo una lapide. C'è neanche la data, ma l'aria di essere abbastanza vecchia. Questo sembrerebbe essere un montacarichi. Montavivande. E intorno ci sono delle piastrelle bianche, presumibilmente di una cucina. Quindi forse questa è la cucina. Che dici? Sì, sicuramente roba di alimentare, refettori. Ci ho preso. Beh,
Vedo delle cappe, ma dove sono le H? Forbici inquietanti. Orbs, orbs! Hai visto degli orbs? No, veramente. Giuro, c'erano. Visto che l'ascensore è fuori servizio, saliamo a piedi. Ai piani alti. Qua c'è la cabina dell'ascensore che prima o poi cadrà rovinosamente. Stanze, nulla di interessante. Qua c'era una lavagna luminosa per le radiografie. Questa è una stanza che può essere interessante. Sarà stata una sala operatoria sicuramente. Rumori sinistri, c'è un sacco di vento, è inquietante. Scrips, questo che roba è? Uno sterilizzatore. Ma qui dice sterilizzatore. Probabilmente, visto che lì c'è la sala operatoria, sterilizzavano gli strumenti, eccetera. Un fondo di istruzioni per l'uso. Questa era la cappella. Tra l'altro guardate che cosa inquietante, da sto buco si vede l'immagine del Papa. Papa non lo so, andiamo a vedere. Benedetto? No, Benedetto non lo so. Papa Wojtyla. Sono Papa Giovanni XXIII, ignorante. Questo che cos'è? Che cos'è questa roba? C'è l'elettrolisi. Sembrerebbe. Forse per pulire i ferri anche lì. Non lo so, è una cosa molto strana. C'è di cose strane qua? Sì. Probabilmente questa era la sala TV e l'archivio che abbiamo visto prima è finito qua. Questa è tutta storia di archivio. Lastre, c'è di tutto. No,
Pazzesco. C'è l'elenco telefonico. Questa mascherina per gli occhi con la griglia. Veramente inquietante questa postazione. Con la finestra mangiata dalla natura. Cioè, l'ho visto solo io, l'hai no, visto anche io? No, ragazzi, aspetta. aspetta, perché qua... te ne vai, sei gentile. No, c'è qualcuno lì. C'è qualcuno? Ehi? Ascolta. Cioè, non l'ho vista solo io. Adesso niente. Segnal debole. C'è qualcuno qui? Cazzo, si è illuminato tantissimo. Qua sì. Puoi per favore far reilluminare lo strumento? Oh, rosso. Ok. Te lo chiedo un'altra volta, fai illuminare per favore lo strumento? Poco. Allora, per illuminarlo devi passarci vicino. Io qua, cioè... Andiamo via. No, aspetta. Salutiamolo e andiamo via. Sei qualcuno che è morto qua dentro? Qui dà dei segnali, ma sono... Allora, per rispondere sì, ti chiedo di far illuminare il mio strumento. Ti stiamo dando fastidio? Qua... Oh cazzo.